Bentornati amici Smokers, nel video di oggi, da come si evince dal titolo, vi parlerò del cacciatore. L'ultima uscita di Tornabuoni, un pacchetto da 4 sigari al costo di 5,50 euro. Dei sigari ammezzati di forma B troncoconica. Fascia e ripieno 100% Kentucky italiano della Val Tiberina, che andiamo subito ad accendere insieme. Sul web troverete diverse recensioni, perché è già uscito da un po'. Io non ho corso, ma non mi sono sbrigato, ma è comunque un piacere. A crudo adesso già è acceso, ma prima di iniziare a registrare lo avevo in bocca da mezz'ora e poi sono già al secondo pacchetto, quindi vi posso dire che è già saporito, già si sente questo Kentucky, questi sapori anche un po' di cuoio o legno. La combustione, lo dico subito, che brucia bene dall'inizio alla fine. Sulla scatolina possiamo leggere che è prodotto a macchina, con macchinari storici. Sicuramente non è fatta a mano. La conservazione a 60 gradi, stagionatura di 12 mesi. Al sapore ci sono dei sentori più legnosi che del cuoio. Se devo fare un paragone con la precedente uscita del Levante, che tra l'altro ne ho già parlato, ce l'ho recensito. Vi lascio il link del video qui sotto nella descrizione del video. Il Levante, come sigaro, per esempio, è un po' più dolce. Questo è più amargante. Il Levante ha un sapore un po' più sul cuoio e erbaceo, sicuramente più leggero. Questo anche come corpo, come forza, è medio-bassa. Non direi proprio bassa-bassa. Comunque fumabile tranquillamente sia da neofita che durante la mattina. Nonostante il Levante sia di forza che di corpo sicuramente leggero di questo, devo dire che è un po' più saporito, si sentono un po' più i sapori e anche il prezzo è più conveniente. Potrei dire che preferisco il Levante, ma sono anche due fumate diverse. Questa è più legnosa. È per me stata sicuramente una buona esperienza che ho deciso di raccontarvi, e anche ne ho comprato subito un secondo pacchetto, non è che lo faccio sempre. Da come si evince dal titolo, ho deciso anche di mandare un saluto veloce a degli amici youtuber che parlano sempre di fumo lento che seguo in Europa, e magari vi segnalo il link, ve lo scrivo sotto nella descrizione del titolo, in modo che se vi dovesse interessare gli potete dare un'occhiata. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, così mi aiutate a crescere e avrò più forza per andare avanti. Quanto fa caldo? Un botto. Questi sono i canali con i quali seguo di più, con i quali interagisco sia su YouTube, con qualcuno ho parlato anche in privato. Come sapete, potete raggiungermi in privato, anche a me, chiunque. Se volete, ci sono i link dei miei profili privati nella descrizione del canale, e per qualsiasi cosa io ho sempre piacere di confrontarmi con tutti, anzi, il canale è nato per questo. Anche di questi qua, di questi sigari qua, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Inizio dall'Austria. E saluto Gunther, spero di pronunciarlo bene. È un signore che è molto presente nei social, lo seguo anche su Instagram, su Facebook. Hi Gunther, se lo vedete. E dopodiché abbiamo un altro canale dall'Inghilterra, Londra, per la precisione, se non mi sbaglio, 13 Pipes. Non sono mai riuscito a capire come si chiama, comunque fa anche lui dei video interessanti con delle ambientazioni carine, caratteristiche, sempre con la sua birra inglese o irlandese in mano. Si ha.
e andate a trovare anche lui. Poi c'è Greg dalla Svezia con il suo canale Varmdo Hobbyist, che non so assolutamente come si possa pronunciare bene. Lui vive in Svezia e fa dei bei video, anche lui racconta le sue esperienze, link in descrizione. Dalla Romania, Vintage Pipe Nightmares, Silvio. Io lo seguo da tanto tempo con molto piacere e mi piacciono molto i suoi video. È interessante, fa vedere tante pipe, tanti tabacchi. Ogni tanto suona la chitarra, suona anche la chitarra. I see you. Thank you for friendship. See you later in the YTPC. E sempre dalla Romania, Pruncus Pipe. Altro ragazzo che fa le recensioni in inglese, sempre un canale che mi interessa e che vedo con piacere. Hi Philip, see you later. Ce ne sono anche altri in Europa, come ho già detto, questi sono quelli con cui interagisco di più. Io brindo sempre alla vostra salute, questa volta con acqua santa, è un'acqua scotch. Salut. E come sempre, ha sido un verdadero placer. Sia pacà, hasta la prossima, amigos smokers.